Ciao ragazzi, in questo video vi parlerò di come ristrutturare casa un po' alla volta. Parlerò degli interventi fondamentali che dovete sempre eseguire prima del trasloco e di quelli rimandabili a dopo il trasferimento, con l'elenco dei lavori e con tutti i pro e i contro di una ristrutturazione a step. Mettete un mi piace e iniziamo. Innanzitutto qual è la differenza tra una ristrutturazione parziale e una ristrutturazione totale? La ristrutturazione parziale comprende solo alcune opere, che sono scelte dal committente sulla base di vari aspetti, come ad esempio il budget a disposizione. È quindi un restauro incompleto che di solito viene ultimato nei mesi o negli anni successivi al trasloco. La ristrutturazione totale è invece un intervento onnicomprensivo, che include la demolizione dei locali, la rimozione degli impianti originari, la posa di nuovi impianti, quindi idrico-sanitario, elettrico e di riscaldamento, la posa di nuovi pavimenti, l'installazione di finestre, cassonetti e tapparelle, oppure persiane, l'installazione di porte interne e portoncino d'ingresso e le tinteggiature interne. Per le case singole e le porzioni si devono aggiungere degli altri lavori, come il rifacimento del tetto, delle grondaie, delle facciate e delle fognature. Poi ci sono degli altri interventi che sono sicuramente importanti ed utili, ma che però non sono standard o tra virgolette obbligatori, come ad esempio l'impianto di condizionamento, la VMC, l'impianto fotovoltaico e il cappotto esterno-interno, giusto per citarne alcuni. Passiamo ai vantaggi della ristrutturazione a step successivi. C'è da dire che questa procedura ha senza dubbio un beneficio ovvero il fatto che vi permette di rimandare i lavori che non hanno carattere di urgenza. Due esempi potrebbero essere il rifacimento del bagno e del tetto. Se tutto funziona potete rimandare questi e anche altri interventi, ed è una fortuna perché a volte non avete alternative, magari perché il budget impedisce di compiere subito una ristrutturazione completa, oppure perché avete fretta di traslocare e quindi vi tocca rinviare alcune opere. A parte questo vantaggio, non trovo un altro valido motivo per prediligere una ristrutturazione parziale. Gli svantaggi, invece, sono almeno quattro, e tutti piuttosto importanti. Il primo svantaggio è che una ristrutturazione parziale porta con sé dei disagi e dei compromessi, sia per voi, sia per l'impresa. Facciamo il classico esempio dove volete rifare un bagno quando già vivete in casa. Nonostante le precauzioni e le attenzioni dell'impresa, un po' di polvere riesce comunque a raggiungere le stanze confinanti e i mobili, anche se sono coperti. Senza contare che durante il passaggio in corridoio o negli altri ambienti, gli operai potrebbero urtare gli arredi e i soprammobili, con rischio di rovinarli o romperli. Possiamo dire che i disagi aumentano o diminuiscono a seconda dell'intervento. Il secondo svantaggio è che certe opere, rinviate a dopo il trasloco, sono impossibili da realizzare mentre vivete in casa, quindi o le realizzate prima del trasferimento o potete scordarvele. Ovviamente la soluzione è abbandonare momentaneamente la casa e sgomberare l'arredo dove è necessario, ma questo implica tutta una serie di seccature e delle spese per il trasferimento. Quindi la ristrutturazione parziale vi impone delle scelte e tra poco vedrete l'elenco degli interventi improrogabili o rimandabili. Terzo svantaggio è che in alcuni casi la ristrutturazione parziale costa più di quella totale, anche se può sembrare impossibile. Per prima cosa c'è da dire che con la ristrutturazione totale risparmiate sui costi di progettazione e burocrazia, perché in genere c'è una sola parcella del professionista, come ad esempio l'architetto, è un solo permesso e una sola autorizzazione comprensiva di tutte le opere e quindi una sola spesa per i diritti di segreteria e spese burocratiche varie. Se invece realizzate ad esempio 5 interventi in 5 anni, dovrete forse pagare 5 parcelle più i costi per autorizzazioni e permessi, senza contare le ulteriori spese per eventuali impalcature e magari per l'occupazione del suolo pubblico. Il quarto svantaggio è che alcuni interventi, presi da soli, non beneficiano dei vari bonus e ristrutturazioni. Anche questo è un mancato risparmio e quindi un punto a sfavore delle ristrutturazioni parziali. Adesso passiamo all'elenco degli interventi che non potete fare quando già vivete in casa o che non conviene rinviare a dopo il trasloco. Se ristrutturate casa e dovete fare delle scelte, vi consiglio di investire su questi lavori. Il primo tra tutti è il rifacimento degli impianti, ovvero impianto idrico-sanitario, elettrico e di riscaldamento. Questo intervento richiede parecchie demolizioni su pavimenti e pareti, quindi è impossibile rifare gli impianti quando vivete in casa. Questo lavoro ne trascina con sé un altro, ovvero la sostituzione dei pavimenti, perché rifare tutti gli impianti significa rompere anche i pavimenti o almeno una parte dei pavimenti, dipende dall'ambiente e dalla tecnica scelta dall'impresa. La posa dei nuovi pavimenti è una conseguenza inevitabile del rifacimento degli impianti. Il terzo lavoro da non rimandare a dopo il trasloco è il risanamento dell'umidità, che in base alla zona di intervento e all'entità del problema ha senza dubbio la precedenza su altre opere. E faccio degli esempi. L'umidità ascendente del garage si può risolvere anche dopo il trasloco. Ci tengo a precisare che non è la procedura ideale né tantomeno quella consigliata, ma in mancanza di tempo o di denaro non avete altre opzioni. Lo stesso problema nella zona giorno o nelle camere va invece risolto prima del trasferimento: perché un risanamento può essere molto invasivo e stressante se lo fate mentre vivete in casa. Quindi è un altro lavoro al quale darei la priorità. Il quarto intervento prioritario è la rimozione dell'amianto, che ancora si trova in alcuni vecchi edifici. L'uso dell'amianto è ormai vietato, ma non c'è una normativa che vi impone la rimozione di quello ancora presente nelle case, a patto che sia in buono stato. Non siete obbligati a rimuovere una copertura di amianto se le lastre sono intatte perché l'obbligo di rimozione riguarda i manufatti danneggiati che possono liberare delle fibre nell'aria, che purtroppo sono molto pericolose per la nostra salute. Secondo me, considerati i rischi, conviene bonificare ed eliminare l'Eternit e quindi l'amianto prima del trasferimento, indipendentemente dal suo stato di conservazione, visto che si tratta di tutelare la nostra salute e quella della famiglia. E quindi direi che questo intervento ha la precedenza su altre opere. Ora vediamo i lavori che potete realizzare anche dopo il trasloco, anche se come ho detto avrete a che fare con dei disagi e dei compromessi. Ci tengo a specificare che in linea di massima questi lavori sono eseguibili in qualsiasi momento, ma possono capitare delle complicazioni o degli impedimenti legati alle specifiche dell'intervento e allo stato di fatto dei locali. Il primo lavoro rimandabile è il restauro di alcuni pavimenti come ad esempio parchè e marmo. Li potete levigare anche mentre vivete in casa, ma sarà necessario svuotare la stanza dove c'è da fare la levigatura, rimuovendo almeno gli arredi più leggeri, mentre una cucina o un'armadiatura pesante possono restare al loro posto. Il secondo lavoro posticipabile è la posa dei pavimenti in sovrapposizione. I materiali più usati sono laminato, pvc ed spc che hanno una posa abbastanza pulita e rapida e che non richiede colle. Inoltre la superficie è subito calpestabile dopo la posa, a differenza dei pavimenti ingress. In realtà ve l'ho fatto un po' semplice, ma poi bisogna vedere le specifiche del lavoro. A volte è necessario tagliare le porte interne, i telai e magari adeguare il portoncino d'ingresso e ci sono delle altre considerazioni che vanno fatte sul pavimento originario che fa da sottofondo. Una cosa importante da dire è che questo intervento è posticipabile solo se non avete rifatto gli impianti durante la prima ristrutturazione parziale, perché come ho detto in quel caso avreste rotto anche i pavimenti, oppure una parte dei pavimenti originari. Un altro lavoro rimandabile sono alcune opere in cartongesso, perché la tecnica costruttiva di questo materiale garantisce un cantiere abbastanza pulito anche se solo alcuni lavori sono fattibili quando vivete in casa. Nello specifico, potete fare il rivestimento del camino, le velette in cartongesso, potete aggiungere una parete o una controparete, potete fare una libreria in cartongesso e un piccolo controsoffitto, magari su una camera da letto che però deve essere sgomberata. Ad esempio, creare una nuova stanza in mansarda con delle pareti in cartongesso Significa tutto sommato avere a che fare con poche seccature e quindi in genere è possibile. Discorso diverso è realizzare una grande controsoffittatura che magari copre vari ambienti. Questo intervento produce molta polvere e richiede spazio per gli spostamenti degli artigiani e il deposito dei materiali, quindi va eseguito prima del trasloco. Un quarto intervento che potete rinviare è la realizzazione dell'impianto di condizionamento che si può fare anche senza bisogno di grandi demolizioni. Le tubazioni possono passare dentro una canalina esterna in plastica, anche se a livello estetico non è il massimo, mentre l'alternativa è rompere e realizzare le tracce a parete. Ricordate che l'impianto ha bisogno di un'unità esterna che di solito viene collocata in balcone, sulla facciata o in giardino. Dopo il trasloco potete cambiare anche porte e finestre ma per le porte va fatta una precisazione. Su alcune vecchie case troverete delle porte interne con una luce di passaggio inferiore alla misura standard di 80 x 210 cm. Se volete aumentare la luce è necessario demolire, inserire un nuovo controtelaio e poi ripristinare le tracce. Quindi vi conviene eseguire l'adeguamento quando la casa è ancora vuota. Se ci spostiamo all'esterno diventa tutto più facile e di solito i disagi diminuiscono. Per iniziare potete posticipare il rifacimento dei pavimenti e dell'impermeabilizzazione di balconi e terrazze, a patto che non ci siano infiltrazioni che richiedono un intervento urgente. È possibile rimandare anche il rifacimento del tetto e delle grondaie, anche se è necessario montare delle impalcature che richiedono dello spazio a terra e potete rimandare anche l'installazione di un cappotto esterno. Per il cappotto esterno ci sono delle modifiche da fare ed avanzali, ma tutto sommato i disagi sono contenuti. Altre opere rinviabili sono il rifacimento del bagno, le tinteggiature esterne, la sostituzione della caldaia, il nuovo rivestimento della scala o l'installazione di una nuova scala prefabbricata al posto di quella vecchia. A questo punto voglio dirvi la mia opinione sulle ristrutturazioni a step, che purtroppo ho vissuto in prima persona nella casa dei miei genitori e da questa premessa avrete capito che non le amo e non le consiglio, a meno che non ci siano delle esigenze di budget oppure degli altri validi motivi per rimandare delle opere. Il primo motivo per evitarle è il cosiddetto fattore disagio, ovvero non è divertente avere delle persone in casa ogni tot di tempo perché ci sono delle cose in sospeso che devono essere aggiustate o finite. Io preferisco fare un'unica grande operazione che, se tutto va bene, mi fa star tranquillo per molti anni. Il secondo motivo per evitarle è che con una ristrutturazione a step ho spesso a che fare con tanti responsabili e vi faccio un esempio. Io collaboro con l'impresa Armonie, che ormai conoscete se seguite il canale, che si occupa di ristrutturazioni complete. In questa impresa c'è un titolare che si assume la responsabilità per il lavoro dei suoi collaboratori. Possono capitare anche 5 problemi, ma il referente è uno solo. Mentre con una ristrutturazione a step, per cinque problemi posso ritrovarmi a dover rincorrere 5 persone, ad esempio 5 artigiani che rispondono ciascuno per il suo lavoro. Quindi le cose sono molto più complicate in genere con una ristrutturazione a step. Ed è per questo che se posso prediligo la ristrutturazione completa. Il terzo motivo per evitare le ristrutturazioni a step è che spesso sono vincolato. Magari dall'oggi al domani voglio stravolgere l'illuminazione della casa con un progetto che prevede delle controsoffittature, però mi rendo conto che è necessario sgomberare l'immobile da cose e persone e quindi ci rinuncio. Oppure voglio realizzare una VMC centralizzata, che è un impianto molto utile, però anche qui mi rendo conto che devo rinunciare perché andava progettato e realizzato prima del trasferimento. Detto questo io vi ho dato la mia opinione, la buona notizia è che è possibile posticipare dei lavori e come avete visto non sono pochi, quindi se volete fare una ristrutturazione a step la possibilità c'è. Se dovete ancora comprare la vostra casa da ristrutturare date un'occhiata alla descrizione perché trovate il mio video sui 7 controlli da fare durante il sopralluogo. Se il video vi è stato di aiuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, se avete domande scrivete un commento. Noi ci vediamo alla prossima puntata, qui su Voglia di Ristrutturare, un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi!